Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Con piacere oggi siamo a Rieti per presentare uno degli eventi più belli di questo nostro territorio e abbiamo deciso di dare veramente ampio spazio promozionale. Lo facciamo con il cuore perché Paolo è una persona che merita, è qui accanto a me e adesso ci illustrerà un po' quello che accadrà sabato. Grazie Emanuela, grazie. Noi da qualche anno organizziamo questa manifestazione che è diventata, in assenza del meeting, la manifestazione sportiva più importante della città, perché attira migliaia di atleti, ma soprattutto migliaia di accompagnatori, perché il nostro obiettivo non è solo quello di fare sport, è quello di far conoscere il nostro territorio attraverso lo sport. L'abbiamo fatto con la bicicletta quando abbiamo iniziato, poi siamo passati anche alla bicicletta fuori strada, abbiamo fatto delle manifestazioni con la corsa a piedi, insomma ci siamo mossi perché io sono convinto che questo territorio merita di essere portato fuori in maniera ad un livello più alto, perché spesso viene snobbato sia il Terminillo che i nostri laghi, i nostri santuari. Sembra Rieti, ma una città di provincia, no, Rieti sta al centro d'Italia, una città bellissima, un territorio bellissimo. E poi particolarmente vantaggioso per noi che andiamo in bicicletta, perché le strade sono poco frequentate, l'asfalto è diciamo accettabile rispetto ad altre località al centro-sud che stanno messe molto peggio, e quindi è nata questa manifestazione. La Terminillo Marathon ha subito avuto già 8 anni fa, ormai siamo alla 6ª edizione, ma ci siamo fermati con il Covid. E già ha avuto un ottimo successo, perché alla prima edizione facemmo 600 iscritti, proprio perché abbiamo voluto portare la manifestazione ad un livello più alto, facendo delle cose che gli altri non facevano, anche rischiando, come stiamo rischiando quest'anno. Però i numeri ci stanno dando ragione, perché a venerdì avevamo già superato i 500 iscritti, che per quest'anno è tanta roba, è veramente tanta roba, perché vedo che le altre manifestazioni insomma stanno soffrendo. E abbiamo dovuto fare molte modifiche, sia a causa del Covid, sia a causa della disgraziata ormai strada della Vallonina, che purtroppo è chiusa ormai dall'anno scorso e chissà quando verrà riaperta. Però, come si dice, io faccio il commerciale di mestiere, sempre nel settore sportivo, e mi hanno sempre insegnato che quando c'è una difficoltà bisogna superarla, andare avanti, perché tanto altrimenti lo stipendio non ce lo paga nessuno. E quindi ci siamo messi lì, ci siamo reinventati questo nuovo percorso, questa nuova modalità. Poi abbiamo trovato la fortuna di questo centro commerciale, Claudio Cecchetelli, che è un direttore giovane ed esplosivo, che si è messo immediatamente a disposizione e ci ha aiutato molto, devo dire che ci ha aiutato molto e ha reso possibile la Terminillo Marathon 2021. Bene, sono felicissima davvero di trovare una persona di Rieti che veramente spazia così tanto, un po' in giro per il mondo, e poi ritorna a Rieti portando comunque veramente un evento eccezionale. Complimenti. Grazie, grazie Emanuela. Noi tra l'altro noi ci conosciamo da poco, poi magari ci frequenteremo di più nei prossimi eventi. Noi, la nostra organizzazione, ha realizzato eventi dalla Sicilia fino alla Svizzera, abbiamo fatto gli eventi a St. Moritz, quindi insomma ci piace anche esportare quello che riusciamo a fare qui sul nostro territorio, e per cui questo è il nostro fiore all'occhiello e lo dobbiamo assolutamente mantenere, perché ci dà una visibilità importante. Noi ci saremo perché vogliamo supportare il progetto e soprattutto testimoniare a chiunque quello che state facendo. Trasmettiamo non soltanto in Italia, ma in 196 paesi al mondo. Lo ricordiamo sempre attraverso le comunità italiane all'estero, e quindi tutti dovranno sapere quello che tu realizzi. Grazie, ci vediamo domenica mattina. Partenza alle 9 qui al centro commerciale Perseo, arrivo al Terminillo a Campo Forogna. Grazie caro, a domenica. Lo sport è un segnale, è un vettore fondamentale per ricostruire, io dico per rinascere, la storia appena zeppa di esempi nei quali, attraverso i quali, dai quali abbiamo ricavato la lezione delle tante volte in cui alle discese vertiginose ha fatto seguito appunto le risalite. E quella è la pedalata, è una rappresentazione di concreta di quello che possiamo e dobbiamo fare tutti ai più svariati livelli per caricarci sulle spalle la responsabilità di dover sprigionare l'energia di cui hanno bisogno i territori per tirare la testa fuori dall'acqua, di quei più vari livelli,
chiaramente a livello istituzionale, ma anche i corpi intermedi, anche chi fa opera di associazionismo maggiormente nel campo sportivo può rendere un contributo importante in questo senso. Importante è il ruolo di chi riqualifica, di chi rigenera i luoghi, i territori, gli ambienti urbani, ma importante è chi poi su questi luoghi si occupa dell'animare questi territori appunto con manifestazioni di questo rilievo, che peraltro sono in linea con una tradizione, non sono un praticante, io però penso di poter dire una tradizione ciclistica importante, qual è quella che esprime la città di Rieti, quindi di certo è cosa che riscuoterà un certo successo, anche perché pesca nell'animo due cose, cari arietini, che sono il ciclismo in generale e poi appunto la voglia di rinascere, per cui davvero grazie e complimenti e buon lavoro. Porto i saluti dell'amministrazione provinciale, a nome mio, a nome del Presidente soprattutto, e ringrazio Paolo Ferri per essere alla fine riuscito quest'anno, dopo tante peripezie, ad organizzare questa Termini Marathon. Fortunatamente la sua tenacia ha voluto sì che questo evento venisse fuori. Naturalmente io Paolo dal 2018 che conosco e coaglio con lui per cercare di aiutarlo in modo istituzionale a superare tanti eventi e tante, diciamo, disgrazie della montagna. Quest'anno è sotto gli occhi di tutti che la provinciale 10 di Termini è chiusa, e quindi Paolo, pur di fare la Termini Marathon, ha cambiato il suo percorso, ma non è che è un percorso più brutto, anzi, andiamo a visitare i luoghi incantevoli, secondo me, della Valle Santa, passando appunto da Contigliano, Ripotutri, Cantalice, e quindi prendere tutta la pianura aretina, partendo giustamente da Rieti, e qui ringrazio anche Claudio, che sono anni che lo conosco e si prodiga per questi eventi veramente in una maniera eccellente. E naturalmente l'arrivo per la Termini Marathon non era altro che farla a Termini. E Silvano sicuramente è una persona impagabile sotto il punto di vista appunto dell'organizzazione, presente appunto sulla montagna del Terminillo, una piccola curiosità, il proprietario del campeggio che si trova sul Terminillo, quindi qualunque camperista presente può tranquillamente usufruire del nostro, posso dire nostro, dato che vivo lì su Terminillo, del nostro campeggio. Quindi ecco, la mia disamina sicuramente è quella di ringraziare appunto sia Perseo per aver dato la possibilità anche quest'anno a Paolo Ferri di poter organizzare come mai sponsor, quindi diciamo è la prima di tante che verranno, speriamo, e Paolo Ferri sicuramente non è ultimo insomma a questi colpi di scena che organizza eventi anche nel modo dove troviamo più difficoltà. Quindi grazie a tutti, e l'amministrazione provinciale, Paolo, cercherà di esserti più vicino possibile. Grazie. Grazie Assessore Maurizio Ramagogi. Paolo Ferri, è la Terminillo Marathon forse un po' più, l'edizione un po' più complicata da organizzare perché il Covid ci ha messo lo zampino? Sì, perché siamo arrivati lunghi su tante scelte, tante decisioni, fino a qualche mese fa, ce lo ricordiamo tutti, c'era ancora il discorso delle zone gialle, rosse, arancioni, non si capiva bene. Poi fortunatamente la spinta data anche da questa nuova associazione che sta prendendo piede, che è Ciclotour, che è quella che l'anno prossimo organizzerà tutti i nostri eventi, facendo molto leva sul discorso del turismo nel nostro territorio, che è un'associazione che ho messo in piedi insieme a Davide Santarelli, che è conosciuto per il ciclismo a Rieti da qualche anno, Fausto Cati con la sua agenzia di pubblicità, Boris che ogni volta si mette a disposizione per creare gli allestimenti più belli che riusciamo a fare nei nostri eventi. Quindi tutti insieme abbiamo deciso di ripartire. Abbiamo trovato fortunatamente un partner importante come il centro commerciale Perseo e Conad, grazie a Claudio, con il quale avevamo iniziato un discorso prima del Covid. Dovevamo fare questa la Perseo Ten, una gara di corsa a piedi di 10 km, che poi abbiamo fatto
sui tapis roulant mentre eravamo in lockdown, quindi insomma mi ricorda questa cosa un periodo particolarmente buio, particolarmente triste. Per cui ci siamo ritrovati subito, abbiamo deciso di portare la manifestazione regina qui al Perseo. Ho imparato a mie spese, che ogni tanto l'ho fatto, è quello di ricordare i numeri, perché spesso non ci si ricorda e si perde la memoria di quello che è stato fatto negli anni passati. Noi abbiamo iniziato questa avventura della Terminillo Marathon così, se io me la sono inventata da niente, l'ho tirata fuori, e abbiamo fatto già la prima edizione 600 iscritti. Nel giro di 5 anni abbiamo superato i 1000 iscritti e abbiamo portato al Terminillo migliaia di ciclisti con le proprie famiglie. Abbiamo creato un movimento che prima non c'era. Oggi è sotto gli occhi di tutti che durante i mesi estivi salendo al Terminillo è pieno di ciclisti. I ristoranti, i bar, i locali sono pieni di ciclisti e delle loro famiglie. Abbiamo fatto riscoprire la provincia. Forse abbiamo raccolto meno, no forse, abbiamo raccolto meno di quello che dovevamo raccogliere, adesso forse è arrivato il momento di cominciare a sottolineare quello che è stato fatto, perché le possibilità sono due: o mollare, lasciare e perdere tutto quello che è stato fatto negli anni, oppure rilanciare, cercare di farlo sempre meglio, però bisogna sottolineare ed evidenziare quello che facciamo. La nostra è la manifestazione sportiva più importante della provincia, perché da quando non c'è più il meeting solo noi riusciamo a portare migliaia di persone in questo territorio. Lo facciamo con la manifestazione, ma lo facciamo anche tutto l'anno con i nostri eventi sportivi e turistici. Abbiamo iniziato quest'anno a Leonessa, alla prima edizione di una gara in mountain bike a Leonessa, territorio difficilmente raggiungibile, abbiamo fatto quasi 300 iscritti. Questo testimonia il fatto che anche se a Rieti siamo decisamente snobbati, però da fuori ci vedono come dei bravi organizzatori. Questo ci fa piacere, va benissimo, saremmo felici che anche la nostra città ci seguisse un po' di più, però va bene così. Essere riconosciuti all'esterno per come facciamo le cose è molto importante. Io che devo dire, ringrazio Maurizio, ringrazio l'assessore Mili, mi ha fatto veramente piacere che sia venuto, ringrazio di nuovo Claudio, sono convinto che questo è per noi, per Ciclotour, che dall'anno prossimo inizierà a organizzare i nostri eventi, e sarà una collaborazione molto importante, anche perché Claudio non è una persona che ascolta e basta, è uno che propone delle cose e anche lui è uno sportivo, e quindi magari insieme, mettendo insieme queste teste pazze, escono fuori cose decisamente importanti. Sì. Abbiamo trovato con Silvano immediatamente un accordo, abbiamo parlato 5 minuti e ci ha messo a disposizione la sua area camper per poter gestire l'arrivo. L'arrivo sarà a Campo Forogna, esattamente dove facemmo l'arrivo della Tirreno Adriatico, quando l'area camper ancora non c'era, e ci fu quell'arrivo epico di Quintana sotto la neve. Io ho voluto disegnare un percorso che andasse un po' a toccare tutte le zone nevralgiche della nostra provincia, rimanendo abbastanza vicini, e quindi tocchiamo la Valle Santa con Greccio, ci passiamo proprio sotto al santuario, e andiamo a passare in mezzo ai due laghi, che sono anche quelli fanno parte della bellezza della nostra Diana Ariatina. Sfioriamo Piediluco, facciamo la salita di Labbro, paese meraviglioso, quindi i ciclisti potranno anche godere di quel panorama lì. Faremo la panoramica di Rivo Tutri e poi, dopo aver fatto anche Cantalice, saliremo al Terminillo dal versante di Vazzo. Ci saranno due ristori, uno a Rivo Tutri che sarà gestito anche qui, vedi, le collaborazioni con le associazioni sono fondamentali, c'è una SD che si chiama Turbolenti di Rivo Tutri, quel presidente Francesco Corcetti che si è messo immediatamente a disposizione e ci gestirà il ristoro sotto a Rivo Tutri, sostanzialmente a Santa Susanna. L'altro ristoro invece che gestiremo noi grazie alla collaborazione del Perseo sarà a Vazzi ai piedi del Terminillo. La Leonessa è un paese con il quale noi lavoriamo già da qualche anno, prima con la vecchia amministrazione Trancassini e oggi con la nuova amministrazione di Gianluca Gizzi.
abbiamo sempre lavorato molto bene, loro si sono sempre messi a disposizione. Abbiamo fatto qualche anno fa una gara di cross country in mountain bike, abbiamo fatto sempre con la vecchia amministrazione un passaggio della Terminillo Marathon dove ci fece un ristoro bellissimo, poi con la nuova anche abbiamo fatto un passaggio della Terminillo Marathon con, ci sono dei foto, delle foto e delle video bellissime, fuochi artificiali, fumogeni, hanno fatto una festa, ristoro anche. Esatto. Poi quest'anno abbiamo fatto la prima edizione della Terminillo Marathon off-road, cioè fuori strada. È stato, come dicevo, un successo perché insomma messa lì al 20 di giugno quando ancora c'era incertezza sulle zone, vaccini, Green Pass, non si sapeva niente, abbiamo comunque sfiorato i 300 iscritti, quindi è andata molto bene. La manifestazione è piaciuta, quindi sicuramente dall'11 ottobre cominceremo a lavorare anche per quella. E lì quel giorno è successa una cosa che a me ha colpito molto, perché ho vissuto un po' la storia di questo ragazzo. C'è un ragazzo che praticamente era, Maurizio, alla sua prima manifestazione, non poteva partecipare perché è minorenne, però era talmente voglioso di partecipare che gli abbiamo fatto comunque fare un'iscrizione come ospite, abbiamo fatto un'assicurazione per lui e quindi l'abbiamo potuto far inserire dentro la griglia dei partecipanti. Lui si è allenato come un pazzo perché voleva fare bella figura. Quella mattina lì, mentre stavamo facendo il countdown per dare la partenza, il suo compagno di squadra viene, fermi tutti che ho bucato, non posso partire. Io non potevo assolutamente fermare perché poi sai che i vigili urbani, la chiusura delle strade, quindi abbiamo quei pochi secondi per fare la partenza. Lui è andato lì, è sceso dalla bici e l'ha ceduta al suo compagno di squadra che invece poteva proprio fare la gara. Quindi è stato un gesto che ci ha emozionato in quel momento, per cui io ho deciso insieme a Davide e a Fausto di creare un piccolo ricordo per Gabriele. Dove Gabriele? Eccolo, 16 anni! Buonasera a tutti, diciamo che... Ti sei allenato, mi dice poi che ti sei proprio allenato. Sì, per carità. Mi sto allenando parecchio per questa prima stagione da agonista. Volevo correre in questa gara, però non potevo. E fatto sta che il mio compagno ha bucato, quindi preferivo che andava lui a podio. Alla fine è riuscito anche ad arrivare un terzo posto di categoria. Quindi... Un applauso, insomma. Ha contribuito al risultato. Questa è la targa per Gabriele Savi. Allora, leggiamo la motivazione, leggiamo, allora, per la sportività dimostrata in occasione della Terminillo Marathon Off-Road. E quindi, come abbiamo detto prima, ti meriti il proprio griglia d'onore e il pettorale numero uno. Però poi dopo devi leggere il primo dei più forti, quindi sei chiamato a questa impresa. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Siamo qui in presenza di Tommaso Natalucci, lui direttamente da Leonessa, è delegato alla cultura, allo sport e naturalmente al turismo, è un consigliere che portavoce del comune stesso per quanto riguarda questa meravigliosa manifestazione organizzata dal signor Paolo. Sì, veramente complimenti a Paolo Ferri, complimenti doppiamente perché in questo periodo veramente per gli organizzatori sembra come se fosse una maratona difficilissima, quasi insormontabile, però Paolo è bravissimo e ce l'ha fatta anche con le restrizioni del Covid e tutti i problemi annessi. Io dal mio canto e dal canto dell'amministrazione lo conosciamo benissimo perché ci abbiamo già collaborato per la Terminillo Marathon Off-Road, che è diciamo la parte dedicata alle ruote grasse, quindi alle mountain bike, che si è svolta per la prima edizione sul nostro territorio, una bellissima gran fondo che ripeteremo il prossimo anno. Paolo ha già messo a calendario la data, mi pare 19 giugno 2022. Sono sicuro che stupiremo ancora di più e dispiace quest'anno purtroppo per via della strada del Terminillo, che per ovvi motivi è rimasta chiusa e quindi il tracciato ha dovuto un po' modificare il tracciato Paolo, e quindi
diciamo non ci sarà il passaggio sul nostro territorio. Però comunque veramente complimentoni, perché davvero portare avanti un evento in un momento così difficile, chiunque va veramente elogiato, per cui complimenti a tutti, complimenti all'organizzazione, e sono comunque certo e sicuro che è giusto tenere duro, perché ripartiremo tutti insieme più forte di prima. È vero, ha ragione, complimenti davvero per tutto e soprattutto per questo sodalizio importante con Paolo e la sua organizzazione. Sì, grazie, noi ci crediamo molto nella disciplina del cicloturismo, che soprattutto sulle nostre zone si può sviluppare, e torna a ripetere, per quanto concerne la disciplina delle ruote grasse, quindi della mountain bike, abbiamo un territorio spettacolare, abbiamo un territorio vastissimo che veramente può togliere ogni desiderio a chi ama questo sport. E per quanto concerne invece le bici da strada, che dire, insomma tutta la provincia di Rieti è proprio bella, e quindi in bocca al lupo a tutti, e in bocca al lupo a Paolo Ferri, e buona Terminillo Marathon su strada a tutti. Grazie. Un saluto ai nostri ascoltatori e telespettatori, siamo tornati a Rieti e siamo con il carissimo amico Ramacogi, Maurizio, per parlare di Terminillo, che è nuovamente protagonista di qualcosa di importante. Sì, innanzitutto anch'io saluto i nostri telespettatori, perché è parecchi mesi che non ci vediamo più, Emanuela, veramente molti mesi. No, a parte questo, sì, oggi siamo qui a presentare una gara di rilievo, insomma, non locale ma addirittura di altre regioni. Ricordo ancora che l'ultimo evento che è stato la Terminillo Marathon, se non erro del 2019, ci sono stati più di 1000 iscritti, quindi è un evento sicuramente tra i più importanti che stanno nella provincia di Rieti, e noi oggi siamo qui a commentarlo, a far vedere appunto i nostri territori a chi viene fuori a trovarci. Bene, allora carissimo, noi ci vedremo prossimamente, magari anche in occasione di questo evento. Ma sicuramente sì, e te sai che sei sempre la ben accetta, te e la tua televisione, perché naturalmente da come so va molto forte, quindi ti ringrazio e sicuramente ti faccio gli auguri per i tuoi impegni televisivi che hai avuto in questo periodo. Grazie, è vero, abbiamo fatto tante cose, da Hollywood, veramente da Rieti a Hollywood, come ho sempre detto, per poi tornare addirittura in Vaticano e nuovamente in Parlamento e tornare, ecco, a Rieti, per riportare un po' tutta l'esperienza importante fatta in questi mesi. Sono stati 7 mesi veramente di duro lavoro, ma di tante soddisfazioni. Beh, sicuramente, Emanuela, in 7 mesi tante cose sono state fatte anche qui a Rieti. Naturalmente stiamo addirittura d'arrivo per la nostra, diciamo, il nostro termine amministrativo. Speriamo che i nostri cittadini sono stati contenti di noi, perché l'impegno è stato tanto, le risorse come sappiamo sono poche, e quindi abbiamo dato il massimo. Speriamo che insomma i cittadini sono contenti. Ma sicuramente. Allora direttamente a sabato e a domenica qui al Perseo. Va bene, ok, domenica e sabato qui al Perseo. E poi a Terminillo. Ciao!